Maurizio Scaramuzza, assessore del Comune di Savona, ancora allerta oggi nel Savonese. Quali sono state le principali criticità? Vabbè, le criticità sono state stamattina presto, diciamo questa nevicata che è arrivata, ce l'aspettavamo, è arrivata copiosa e ha coperto la città, che noi comunque avevamo già salato abbondantemente nei giorni passati. E abbiamo finito l'ultima salatura stanotte alle 2 e ricominciato alle 5. Abbiamo avuto un problema sulla rampa d'accesso dell'autostrada che ha spostato momentaneamente gli uomini di ATA per pulire tutto quanto, ma poi sono tornati a coprire tutta la città, soprattutto le zone costiere. Diciamo che un po' di criticità di viabilità portata anche dal fatto che l'autostrada era chiusa, ma poi si è risolto tutto in un paio d'ore. E come si è mosso il Comune e la Protezione Civile per gestire la situazione? Beh, noi avevamo sul campo tutti gli uomini della Protezione Civile, avevamo gli uomini dell'Associazione Nazionale Alpini e soprattutto ATA, che veramente ha fatto un lavoro encomiabile, ha cosparso veramente la città, soprattutto le zone collinari, soprattutto l'accesso all'ospedale San Paolo in collina di sale. Quindi abbiamo salato e abbiamo coperto la città di sale in previsione del ghiaccio, è cosa che faremo anche oggi pomeriggio, comunque stasera. Ecco, per domani è prevista ancora l'allerta gialla, quindi bisognerà continuare a monitorare la situazione. Sì, esattamente, perché comunque poi domenica avremo le elezioni, quindi una particolare attenzione anche in tutte le zone santuario, dove ci sono i seggi, diciamo nelle zone un pochettino più collinari, ma comunque stiamo continuando a coprire col piano neve tutte le zone interessate.